Salve a tutti in questo nuovo video. Allora, oggi parleremo del Gran Premio di MotoGP 2017, Sachsenring. Ci troviamo in Germania. E dunque, come sempre, partiamo dalla prima posizione. In prima posizione, come ormai da parecchi anni, troviamo il caro Marc Marquez. In questa pista riesce veramente a mettere in crisi tutti quanti, ovvero riesce a vincere anno dopo anno. Non c'è un anno ormai che Marquez non venga su questa pista, si trova veramente benissimo, è proprio la pista per la Honda. E quindi diciamo c'è veramente poco da dire, dato che ormai vince sempre lui su questo tracciato, quindi ormai questa è la pista di Marquez. La sorpresa però invece è in seconda posizione, con Jonas Folger, che ha stupito un po' tutti quanti, dato che diciamocelo, chi cazzo si sarebbe mai aspettato un Jonas Folger secondo, bello combattivo, sull'asciutto tra l'altro, perché magari uno già poteva pensare, magari avrà vinto sull'acqua. No ragazzi, ha vinto sull'asciutto, cioè ha vinto, è arrivato in seconda posizione sull'asciutto, quindi bravissimo. Tra l'altro ha fatto un po' di battaglia con Marquez nei primi giri, poi diciamo che proprio all'ultimo ha abbandonato l'idea di combattersela con Marquez per la prima posizione. Però voglio dire, è stato bravissimo e quindi ha fatto una gran bella gara, a differenza delle due altre Yamaha, delle Yamaha ufficiali 2017, che si sono trovate leggermente più indietro. Poi in terza posizione troviamo un'altra Honda, quindi questo ci fa capire che questo tracciato è davvero per l'Honda. L'Honda qui va veramente fortissima, in particolare ormai l'abbiamo già detto, è Marquez quello che qua va veramente fortissimo. Poi troviamo, come vi avevo già detto prima, accennato qualche minuto fa, Valentino Rossi in quinta posizione e Maverick Vinales in quarta. C'è da dire che nelle qualifiche hanno leggermente un po' sofferto, infatti partivano, se non sbaglio, Rossi nono e se non sbaglio Maverick partiva dall'undicesima posizione, insomma, era più o meno lì la partenza. Poi, diciamo, sono riusciti a recuperare un bel po' di posizioni, sono finiti in quarta e quinta posizione. Questo posto invece per Alvaro Bautista, seguito subito da Alexis Espargaró. E poi troviamo in ottava posizione un pilota molto importante per questo mondiale, ovvero Andrea Dovizioso. Beh, che dire. Sembrava che all'inizio gara potesse dare un qualcosina in più, poi ha un po' cominciato a rallentare, non è andato fortissimo. Anche diciamo la Ducati su questa pista non è che vada un granché, infatti lo conferma questa posizione di Dovizioso. Ragazzi, non c'è niente da fare, questa pista è per le Honda, punto, cioè ormai è inutile dirlo, gli altri avranno sempre difficoltà su questa pista, ormai è quello che si sta dimostrando da anni, quindi che ci dobbiamo fare. Nuova posizione invece per Zarco, che anche lui ha avuto difficoltà, anche se il suo compagno di squadra Folger stranamente era comunque in seconda posizione. Quindi ragazzi, ogni volta che adesso si parlerà di Yamaha in questo Gran Premio si farà sempre un po' riferimento a Folger, che comunque, avendo una Yamaha neanche ufficiale tra l'altro, e vedendo le altre Yamaha così dietro, cioè il dubbio ti viene perché è successa questa cosa. Comunque, boh, voglio dire, è stato forse un miracolo per Folger? Boh, potrebbe anche essere. Comunque, troviamo in decima posizione poi Cal Crutchlow, anche lui qui non stupefacente, strano, dato che è una Honda, però ricordiamoci che comunque non è un'Honda ufficiale, però comunque è una Honda. E poi in undicesima posizione troviamo Lorenzo, in grandissima difficoltà, ma come sempre ragazzi, quindi non è che mi voglio soffermare più di tanto, ormai è sempre quella, è sempre la solita storia, quindi è inutile andare a ripetere sempre, sempre le stesse cose. Io credo che Lorenzo quest'anno non ce la fa. E poi abbiamo Danilo Petrucci in dodicesima posizione, che ha un po' deluso un po' tutti quanti, perché partiva bene, partiva molto bene, sembrava trovarsi abbastanza bene su questa pista. Poi è cominciato a calare, cioè è cominciato a perdere posizioni stranamente. Ed è stato un peccato perché questo Petrucci nelle ultime gare si è veramente visto carico, sembrava veramente andare fortissimo. Poi boh, cioè poi sembra che a un certo punto la moto l'abbia abbandonato, non so se è stato un fortissimo calo di gomme o cosa a cavolo sia stato. Comunque veramente un peccato, ci sono posizioni un po' triste, neanche nei primi 10. E poi infine abbiamo, come sempre, cioè come sempre, come quasi sempre, la caduta di Iannone, che mamma mia, cioè a me mi ha proprio rotto i coglioni, cioè veramente non è possibile ogni volta sta cazzo di caduta, ma cazzo è possibile?
Ci sta distruggendo tutto il Suzuki che gli sta dando a disposizione. È stato veramente un grandissimo dispiacere rivederlo a terra per l'ennesima volta. Però ormai, per Iannone, questo è stare a terra è ormai un'abitudine. Quindi, che dire, speriamo sempre in un prossimo Gran Premio di vederlo sempre. Però, ormai, secondo me, Iannone è a terra deve stare, a terra starà sempre. Comunque, ragazzi, questa era la recensione su questo Gran Premio. Adesso ci sarà la pausa estiva. Quindi dovremo aspettare un bel mesetto, se ne parlerà se non sbaglio il 6 agosto a Brno. Quindi saremo sempre del MotoGP per un bel po' di tempo. Peccato, ogni volta che arriva questo periodo dell'anno, o meglio, quando la MotoGP arriva a luglio, è sempre una rottura di coglioni, dovrei aspettare un mesetto. E quindi vabbè, comunque. Alla fine lascio il mondiale in una maniera veramente molto apertissima, quindi questa cosa mi gasa tantissimo. E quindi che dire, godiamoci questo mesetto anche noi, andiamo un po' al mare, andiamoci un po' a divertire, non lasciamo che lo facciano solo i piloti. Poi ad agosto si riprenderà il tutto con normalità. E quindi che dire, ragazzi, il video di oggi finisce qua, ditemi un po' la vostra su questo mondiale. Secondo me è strepitoso, mi sta veramente piacendo tantissimo. È molto aperto questo mondiale, è molto aperto e così mi piace veramente tantissimo, veramente fighissimo. Noi con MotoGP ci rivediamo ad agosto. Lasciate un bel like, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!